foresta, però ti senti di fresco domani? Non sento niente. Dopo domani potrebbe piovere. Io faccio sempre così, sto a Londra, da Londra al buio. Buonasera, io la sto chiamando. Dove stai facendo tutta la mesa? No, fa la benedizione. Poi se qualcuno vuole poi dopo la benedizione faccio una vista, una visione di un Parole del sindaco.
Bellissimo. Dopo ti indico che stai prendendo. Tutti restaurati sono. Bellissimo. Anche tu ci sei. Anch'io ci sono. No. Segnale l'abbiamo avuto. Il signor Antonio, buonasera a tutti anzitutto, al signor sindaco, al suo comandante, a tutti quanti, non voglio escludere alcuno. Vi dicevo, il signor Antonio ha insistito, vieni alla benedizione, dalla benedizione. Io sono contento perché ci sta pure Don Mario, della diocesi di Bari, quindi è doppia benedizione. Comunque, vi dicevo, il fatto di chiedere la benedizione a me fa sempre una tenerezza, un effetto particolare, perché che significa? Che noi da soli non bastiamo. Vogliamo che ci sia Lui, che tracci Lui il segno della benedizione, che dica mi compiaccio, sto con voi. Qui non è giusto un rito come un francobollo perché spedisca, perché parta la corrispondenza, è proprio un dire Signore sei essenziale, non sei un di più, una ciliegina sulla torta, sei
il costitutivo, non il completivo. Va bene, con questo spirito quindi facciamo questo breve momento di preghiera per questa struttura che si riapre. Qua non è competenza mia, però una storia di secoli di questa struttura avrebbe tanto da raccontare a tanti, per non dire a tutti. Lascio agli storici, ai competenti, tracciare ciò che c'è stato qui, di frati, di anziani, e poi di scuole materne, di tante idee che sono uscite di qui. Sarebbe veramente intrigante al massimo ripercorrere tutto. Io vorrei, non so chi sarà a scrivere un libro su queste che non esiste, però ciò che è successo in questo luogo, ciò che si è vissuto, ciò che si è sognato. Va bene, allora iniziamo invocando il buon Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace a questo ambiente e a quanti opereranno in esso. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta il ricordo che siamo cristiani per il battesimo e la nostra adesione a Cristo, Signore, crocifisso e risorto per salvarci. Preghiamo. Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, manda dal cielo il tuo santo angelo che visiti, conforti, difenda, illumina e protegga questa struttura e quanti vivono ed operano in essa. Da salute, pace e prosperità, custodisci sempre tutti nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Leggiamo un brevissimo, io non sapevo che brano biblico prendere. Ho preso pochi versetti, il libro del Siracide, che forse non conosciamo, e che però ci fanno tanto bene. Ce lo propone Don Mario. Dal libro del Siracide. Chi onora il padre espia i peccati. Chi riverisce la madre come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dei propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Onora tuo padre a fatti e a parole, perché scenda su di te la sua benedizione. La benedizione del padre consolida le case dei figli, la maledizione della madre ne scalza le fondamenta. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Anche se perdesse il senno, compatiscilo, non disprezzarlo, mentre sei nel pieno vigore. Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà computata a sconto dei peccati. Nel giorno della tua tribolazione, Dio si ricorderà di te, come fa il calore sulla brina, si scioglieranno i tuoi peccati, chi abbandona il padre come un bestemmiatore, chi insulta la madre è maledetto dal Signore. Parola di Dio. Grazie a Dio. Parlano da sole, non c'è bisogno di... dovrebbe essere un po' il nido questo, dove chi non è più autosufficiente trova le carezze, trova il cuore. Io non vi faccio prediche perché poi le mie prediche sono molto lunghe e non vi conviene, però mi dico, e vi dico, me lo dico ad alta voce, mi tornano in mente sempre delle parole di Madre Teresa di Calcutta, la quale diceva, la quale parlava del Vangelo su cinque dita. E questo Vangelo su cinque dita è: lo avete
fatto a me. Tutto qui. Lo avete fatto a me. Quello che facciamo, soprattutto i più fragili, i più sfortunati, Gesù Cristo un giorno l'ha fatto a me. Ma quando? In quell'occasione. Quando hai fatto quel poveraccio, quel vecchietto, quello che era ritenuto scarto, rottame umano, l'hai fatto a me. Ok, mantengo la parola, non faccio la predica, già l'ho fatta, ve l'ho rifilata una porzione vicina. E allora invochiamo il Padre di tutti e diciamo: Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore vi riempia di gioia, di speranza nella fede, la pace di Cristo regni nei cuori vostri e lo Spirito Santo vi dia abbondanza dei suoi doni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Che festa è oggi? Madonna del Carmine oggi. Ebbene, la preghiera alla mamma nostra gliela diciamo. Siamo qua sotto lo sguardo suo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Vergine del Carmelo, prega per noi. E vi benedica tutti, Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Auguri a tutti e grazie a tutti. Signor Presidente, lei potete... Buonasera, il sindaco diciamo, rappresenta tutti in questo momento e ovviamente sono, come tutti voi, tutti noi, siamo particolarmente felici di questa riapertura. Mi verrebbe da dire da movale, nel senso che ci abbiamo lavorato a lungo lo scorso anno, diciamo, non è stato un percorso facile. Il nostro paese aprire strutture come questa, nelle quali appunto convergono esigenze sociali, ma anche esigenze e attività di natura socioassistenziale, comporta una serie di vincoli, di condizioni, di requisiti. È stato davvero un percorso lungo e in questo percorso, in questo momento diciamo di ovvia felicità, e voglio ringraziare in particolare alcune delle persone che si sono arrivate e che hanno collaborato per rendere possibile questo progetto. Le donne sono lì, diciamo, non vogliono venire, però sono la dottoressa Tegone e l'ingegnere Gramoglia, che io gli farei davvero un applauso. Noi abbiamo sempre la pubblica amministrazione. Abbiamo sempre la pubblica amministrazione con un occhio di stampa, anzi con un occhio critico. Invece ci sono delle persone che la pubblica amministrazione offrono per tutti, nell'interesse di tutti. E io l'ho testimoniato, l'ho verificato giorno per giorno nella loro attività. Quindi diciamo un applauso a chi ha reso possibile col suo lavoro questa attività. E anche un grazie alla Mediospes, la società che si è assicurato, ha vinto la gara per l'affidamento della gestione di questa struttura. Perché arrivare a questo risultato in una struttura storica, voi tutti quanti la conoscete, però adesso che ci faremo una passeggiata per riscoprirla, non soltanto per la bellezza di questi affreschi che abbiamo riportato alla luce, qui c'è l'architetto di Pupo che ne ha fatto ed è diventato questo un luogo di visita della città, di valorizzazione. Beh, questo mi piace, è uno degli elementi che caratterizzerà questo posto, perché questo posto non rimarrà isolato dalla società, dalla città, è un posto destinato a fare parte integrante della nostra città e delle iniziative che si faranno. Poco fa con l'assessore Fiograno dicevamo questo sarà un posto bellissimo d'estate per farci dei piccoli concerti di musica classica, di
musicagesi, vedremo, insomma, dei luoghi nei quali coltivare, diciamo, le arti, la spiritualità. C'è un giardino bellissimo, una parte, anche un piccolo locale di questa struttura l'abbiamo riservato perché vogliamo dare in affidamento un'associazione che porti all'interno, tenga all'interno vivo le azioni e la cura nei confronti delle persone che stanno assistendo. Questo voglio dirvi, non è un progetto di semplice rimessa a norma e funzionale di questa struttura, non è un progetto di semplice gestione di un servizio pubblico che è pure importante. Qui sperimenteremo, proveremo a farlo, ce la metteremo come sempre tutta per finalizzarlo, un processo di integrazione nella cura degli anziani, sia di quelli che saranno qui nella residenza, ma anche di quelli che usufruiranno di questa, della struttura di residenza mattutina, di attività mattutina, che sarà un altro servizio che mettiamo a disposizione della città. Però lì faremo in modo che siano parte integrante dei nostri percorsi socioculturali, perché Ruvo è una città accogliente, Ruvo è una città che guarda i più fragili, abbiamo una presenza di associazionismo invidiabile. E questa attività la realizzeremo anche all'interno, e come comune, come attività, come Ruvo solidale, nella persona del vice sindaco, della nostra assessora Monica Montaruli, che cura questi profili. Ci siamo occupati fin dall'inizio, già nel bando abbiamo previsto che questa deve essere una caratteristica di questa residenza, non delle persone lasciate a una cura, a una gestione tecnicamente adeguata, come sono certo faranno i responsabili della media hospice, ma persone fragili, anziane, che potranno contare sull'attenzione dell'associazionismo e della rappresentanza della città. Per questo sono particolarmente felice di iniziare il percorso, per cui noi oggi non ci limitiamo a tagliare, non è tanto un taglio del nastro, ma quanto all'avvio di un percorso nel quale sperimenteremo, cureremo modalità adeguate, nuove, includenti nel rapporto tra la città, le associazioni che la animano e le persone che dimoreranno in questa sede. Quindi buon viaggio a tutti quanti. Grazie. Allora, solo un minuto per ringraziare tutti della partecipazione, e in particolar modo Don Michele e Don Mario, che come al solito in modo molto discreto sostengono il nostro lavoro quotidiano. E un ringraziamento, anche se per me personalmente è stata la prima occasione questa di incontrare il sindaco, l'assessore ai servizi sociali, il comandante della stazione dei carabinieri, perché come Media Hospice abbiamo varie attività attente a rispondere ai bisogni delle persone che sono in difficoltà all'interno della società, e come ogni volta cercheremo un passo indietro di cercare di supportare tutte quelle attività che di volta in volta ci verranno richieste, sia all'interno di questa bellissima struttura e sia anche in collaborazione con quelle che sono tutte le realtà di cui parlava il signor sindaco. Ci permetteremo di disturbare molto spesso Don Michele, avendolo qui a fianco rispetto a questa struttura, e vi chiediamo semplicemente di poter essere sempre presenti come stasera, per far sì che tutte le iniziative di cui parlavamo possano poi essere incontrare quelli che sono i bisogni delle persone deboli, che avranno, diciamo, per noi speriamo il piacere di poter essere dentro questa struttura. Quindi ribadisco di nuovo il ringraziamento a tutti, e anche da parte nostra, diciamo, vi è l'augurio di un buon lavoro e di un buon percorso in questi anni. Adesso velocemente il colpevole di tutto è Antonio Palumbo, che si occupa, diciamo, ecco, in modo più diretto all'interno della nostra organizzazione di svolgere questo. Ha detto tutto. Non ti puoi sottrarre. No, si sottrae a dire parole, perché se inizia Don Michele, mi permetta, lei ha detto che le sue omelie sono lunghe, ma se inizia Antonio Palumbo, ecco, non liberiamo. Quindi adesso, diciamo, noi abbiamo previsto di fare un giro naturalmente nella struttura, che molti di voi conoscono, però per poterla rivedere, e poi ci ritroviamo qui perché faremo un piccolo buffet finale e ci accompagneranno con un po' di musica i nostri amici. Semplicemente questo. Grazie ancora a tutti e buonasera.